Icon Palestre a Montesilvano e il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Icon Palestre è aperto 7 giorni su 7. Con Icon Palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19,90 euro al mese. Hawaii, viaggi e vacanze di Anna Bruna Gianzante, via Gabriele D'Annunzio 70, Villa Nova di Cepagatti, Pescara. Ci racconti? Innanzitutto voglio dire una cosa: non esiste Natale senza Caciunit. Questa va detta un attimo al volo, visto che abbiamo le Caciunit okay. Risate. Allora, partendo da questo, vi ripeto, vi saluto di nuovo con le cuffie. Scusa, Giulio, non sento. Il primo. Ecco qua. Eccoci qua. Questo? Sì. Aspetta un attimo. Ecco, ora mi sento benissimo, grazie. Se non ormai fai come le dive, sei una diva. No, vabbè, questo è l'atteggiamento, come lo dicono pure quando vado a prendere il caffè, è un atteggiamento da diva. Che gli dici al barista? Fammi il caffè. È una barista, una donna. Appoggia la tazzina. Dammela uno, dammela due. Ma io ci sono nata così, proprio con questo atteggiamento un po' strano, di mio. È proprio una cosa che mi porta avanti. Allora, raccontaci di queste origini bellissime. Queste origini adesso del Natale, facciamo una carrellata. Scarrella, vai. Natale. Con che iniziamo? Origini proprio pre-cristiane. Ah, addirittura. Ma adesso ci facciamo le origini pre-cristiane, poi ce ne andiamo verso i Celti, come abbiamo questa mania dei Celti. E poi andiamo verso Margherita di Savoia, cioè facciamo questo giro di là. Allora, partendo da queste situazioni qua, diciamo che prima della nascita di questo bambino per eccellenza, che è Gesù Bambino, che è di tutti sto Gesù Bambino, non è solo dei cristiani, Sappiamo benissimo che Gesù Bambino è anche una luce, è la luce di Gesù, si è sempre detto la natività, la luce di Gesù, quindi questa natività, questo nascere, questo Natale che deriva dalla parola nascere, deriva da un nascere ancestrale, che sarebbe la nascita del sole bambino. Ah, ecco. Allora, partiamo da questo. Ecco, mo spiegaci bene, questo è importante. Va spiegato bene. Perché il sole bambino? Perché tutte le feste del Natale si vanno a ricondurre già da 3000 anni fa, forse anche di più, al solstizio d'inverno del 31 di dicembre. Il solstizio è una festa che riguarda il solsistere, quindi solstato, cioè il sole sta fermo in quella notte del 21 di dicembre, c'è la notte più buia e poi cosa succedeva? La madre terra sposava di nuovo la terra, la natura, per dare alla nascita il sole bambino. Nasceva questa luce nuova, questo sole minuscolo, che poi si andava crescendo, no? Quindi partendo da questi antichità, di cui abbiamo delle immagini, delle antichissime iconografie, se vogliamo chiamarle così, cosa succedeva? Che già tra gli egizi c'era il dio Horus. Ah, Horus. Il dio Horus del 25 dicembre, una festività tra gli egizi. Il dio Horus veniva rappresentato in questa festività in braccio alla dea Iside. Ah. Presepe, pagano, tra virgolette, lasciatemi passare termine. E veniva rappresentata la nascita del dio Horus. Se poi abbiamo tempo, tra l'altro, come abbiamo detto, leggeremo un bellissimo inno al sole. Sì. È scritto un articolo su zaffiromagazine.com, bellissimo. Grazie. Questa poesia. Infatti poi lo ripeteremo. Diremo anche questo fatto, anzi, diciamo adesso, che questo inno ad Aton è stato ripreso anche nel Salmo 104 di Davide, all'interno della Bibbia. Si dice questa cosa, tra l'altro. Va bene, a parte questa è una chicca. Bene, allora, tornando a noi, all'interno di queste tradizioni tra gli assiro-babilonesi, qua si parla cuneiforme, cioè qua andiamo alla grande, c'era il dio Shamash. Allora, si dice Shamash, si scrive Samas in cuneiforme, ma a noi non ce ne importa, è giusto per avere una chicca. E questo dio di 3000 anni fa, avanti Cristo, era un dio di sole bambino che veniva celebrato il 25 di dicembre fra i babilonesi, forse anche fra gli assiri, sicuramente fra i babilonesi. Poi era un dio preveggente, leggeva passato, presente, futuro, venne poi sostituito piano piano col dio Tammuz e veniva sempre rappresentato in braccio alla dea Ishtar. Come Horus.
Qua sembra che siamo parlati tipo Aldo Giovanni e Giacomo, quella cosa là. Dio è star, la dea Tammuz, una cosa un po' curiosa. Ah, questa è una battuta. Ok, vabbè, comunque sì, la dea è star, il dio è Tammuz. Ah. Ecco, quei nomi sono reali, potete anche cercarli, va Tammuz, bene. Tammuz, è un dio del sole, va bene. Facciamo qualche battuta per alleggerire, sennò qua mo è pesante, siamo in radio, Diventa pesante. Diventa un po' pesante, sta cosa, è una cosa tipo, una cosa un po' da epigrafista, vabbè. Sono un po' nel sangue. E so, poi cose, invece i greci erano un po' più libertini, cioè avevano le lenè era una festa del 25 dicembre. Come si chiamavano? Lenè. Era una festa del 25 dicembre dedicata al dio Bacco, dio Dioniso, vai, si dà di vino. Si beveva la grande. Dio Dioniso, dio del vino, quindi l'ebbrezza del 25 dicembre. Non so, questo non l'ho mai capito, perché gli altri, il dio del sole, i greci il vino. Ho già anche cercato. I greci lo ficcano sempre, questo vino. Non ho mai capito questa connessione. Adesso vuole il vino, ma ci deve essere un legame tra l'Abruzzo e la Grecia. Qualche professore me lo saprà spiegare, ma adesso non indaghiamo. E poi, uscendo un attimo prima di arrivare proprio a cose importanti, cioè più vicine a noi, abbiamo nello Yucatan, e questa è importante, Messico. Questa cosa in Messico, nello Yucatan, abbiamo nel 25 dicembre il dio Becab partorito da una vergine, cioè attenzione. Questa è una cosa che mi sembra familiare. Mi sembra abbastanza vicina a noi questa cosa. Va bene, lasciamola sospesa. Tornando, non entriamo nell'argomento. Tornando a noi, c'è il culto misterico ellenico persiano del dio Mitra. Anche qui la lascerei sospesa col fatto del cristianesimo. Comunque, ad ogni modo, possiamo dire che questo culto era molto vicino, questo lo voglio dire importante, al primo cristianesimo misterico, non al cristianesimo come lo viviamo oggi, ma a quello delle catacombe. Quindi diciamo che a chi dice il Mitra era, no, primo cristianesimo misterico, perché era un culto misterico simile a quello degli Eleusini. Perché era simile, e volevo dire, perché si può associare al dio del sole, non, come ne avevamo detto, ne avremmo parlato, perché all'interno di queste sale dove loro si riunivano, dette spelunche, e dove si celebravano queste assemblee, dove alla fine c'era un banchetto reale, c'erano delle rappresentazioni di Mitra, una celebrazione mitologica tra lui, il dio sole, e il toro, toro, la taroctonia, cioè lui che uccide il toro, e quindi c'era questa rappresentazione del dio sole, e c'era un culto misterico rappresentato con il dio sole di una iniziazione di sette modi, tecniche diverse. E diciamo, si sta parlando sempre il periodo del 25, insomma. Sempre il 25 dicembre era quello il periodo. Oddio, loro si riunivano nelle spelunche anche durante il resto dell'anno, però era sempre questo il periodo. Però era speciale questo periodo. Sì, era questo era il periodo. Periodo così di fine anno, ecco, fine anno. No, in realtà si parlava proprio subito dopo il solstizio, c'era la nascita, la rinascita del sole, la nascita del sole bambino. Però taroctonia è una rappresentazione durante tutto l'anno, specifichiamola questa cosa. Se no, può darsi che qualcuno ci può un po'. Allora, tornando a noi, parliamo proprio nel reale della vita italiana, perché siamo parlando di romana, romana è grande, però parliamo proprio delle nostre tradizioni. Quindi nell'impero romano, qui da noi, c'erano due feste legate al Natale. Una propriamente del Natale, 25 dicembre, che era il Solus Invictus, che era la festa del sole invitto, cioè il sole che non viene morto, non finisce, non si ferma, è invitto, vede il nome, ma riparte e ricomincia. È una bella immagine. Molto bella, questo Solus Invicti o solo invicto, di rinascita, continua. Di rinascita, che non viene vinto, ma riparte. Era bello perché l'imperatore si metteva in testa dei raggi, una corona con dei raggi lucenti, e faceva lui stesso il sole, era lui il dio del sole invicto nella situazione, lui era la personificazione del sole invicto. Okay. Ed è questo il 25 di dicembre. E invece la festa che ricorda molto la tradizione del Natale intesa come festa, erano i Saturnalia. I Saturnalia era una settimana di festa che andava dal 17 di dicembre fino al 23 di dicembre. Che si faceva all'amore, come diceva Margarita. Anche, ma non solo. Si faceva all'amore. In realtà era tutta una scia, siamo tutti più buoni. È vero pure che non c'erano differenze sociali. Sì, quello era il discorso, lì volevo dire. Era la festa, innanzitutto, chiariamolo, del dio Saturno dell'agricoltura, quindi non si lavorava, banchetti, processioni, si facevano i doni, si scambiavano i doni le persone tra di loro, però erano doni curiosi legati al mangiare, che ne so, io ti regalo dei cucchiai particolari,
servizio dei piatti, per capire cose di questo genere. C'è robe molto legate al mangiare. La tovaglietta. Beh, una cosa che si fa ancora a Forse Natale. Forse che noi vedere tipo bomboniere, ora azzardo. Si fa ancora a Natale però, penso di sì. Che ti regalano sempre le cose per la tavola, penso, un po', diciamo. Candele, vabbè, ok. E quindi cosa succedeva? Che gli schiavi non erano più schiavi in quel periodo, ma venivano, tra virgolette, liberati dai loro signori. Per quella settimana? Sì, potevano addirittura vestire gli abiti dei signori e non li dovevano servire. Voi siete uomini liberi in questo momento. E quindi, essendo liberi, insomma, si consomigliava anche, voglio dire. No, io ho letto che si facevano cose, insomma... Penso di sì, ora... Non lo so, voglio ci entrare in merito. Ovvia, ci si divertiva, ovvia. Sto facendo la studiosa, non in merito di queste cose. Sto facendo la seria. Io faccio l'alunna ignorante. Adesso, no, ma che c'è, non è che ignorante, sto facendo la seria. Sto parlando di cose serie. E poi diciamolo, una persona che tra poco studierà la scrittura creativa con Guccini e Machiavelli. Machiavelli, fatemi fare la serie. E poi ci vedono questo video e dice, ma chi è questa? Dicono, no, basta. È brutto, insomma, ecco. va bene, a parte questo. E dicevamo, insomma, allora, tornando a noi, quindi... dopo Papa Giulio I, nel 350... Giulio molto più avanti, un altro Papa lui, il Papa precedente, e lui nel 350 dopo Cristo decise di inserire come Natale cattolico cristiano questa data del 25 dicembre proprio in mezzo a queste due feste, Saturnalia e Solilunio. Perché raggruppava forse un po'. Sì, ma anche perché a livello di costumi era più semplice avvicinare tutta la situazione, però la festa fu suggellata proprio nel 560 da Giustiniano. Ecco, poi piano piano, perché poi questa festa, prendendo così piede, assunse tutto quel bellissimo carattere completo del cristianesimo, piano piano, insomma, ebbe tutto un altro significato. È stato in divenire piano piano. Ecco, sì, e poi arrivò tutta la parte dal nord. Cioè dal nord, dai Celti, da loro hanno da questo sud. Colore, questo colore, emozione. Sì, perché diciamo che tra le tradizioni, a parte il presepe che l'ha inserito San Francesco nel 1220-26, diciamo così più o meno quella è la data, tutte le altre tradizioni provengono dalla cultura celtica, quindi l'albero di Natale, il ciocco di Natale, il vischio. Ora spieghiamo tutte queste cosine. Allora, ritornando, questa cosa l'abbiamo spiegata della cultura precristiana. E questa ce la siamo tolta. Ora, tornando a noi, andiamo sulle cose più leggere. Parliamo della ruota di Iule e della ruota celtica di Iule. Perché? Perché il solstizio d'inverno è una bellissima festa celtica, no? Sì. Che si chiama Iule. Si pronuncia Iule. Ah, proprio come Iule. È scritto. Sì, perché in realtà ci sono due diatribe su sta cosa. Perché al nord c'è qualcuno in Finlandia che dice Iule. Però Iule è Natale. Da loro Iule e Natale è la stessa cosa. Si pronuncia Iule. Iule per i finlandesi è Natale, punto. In realtà Iule deriva da Joul, che significa nel tardo germanico, significa ruota. Proprio ruota, perché è la punta più bassa della ruota dell'anno. Dell'anno, sì. Infatti, abbiamo ripetuto tante volte che ci sono otto sabba e della ruota, questo è il punto più basso della ruota, e quindi lo chiamano così. Allora, di tutte le tradizioni di cui abbiamo parlato per dare pure un tocco, diciamo, bello magico al Natale, possiamo accennare innanzitutto l'albero di Natale. L'albero di Natale veniva, Iule durava 12 giorni, la festa di Iule. Anche adesso nella comunità Wicca neopagana dura 12 giorni, è un sabba minore, è molto bello. È la festa della luce, e quindi come festa della luce e della fecondità tutto sta nel bruciare qualcosa, quindi nell'abete, l'abete simbolo di fecondità, l'albero sempre verde, ma anche la betulla però, l'albero sempre verde e l'albero di Natale, ci si appendono e ci si appendevano candele e frutti canditi, frutti secchi di ogni tipo. È qualcosa che insomma è rimasto questo. Sì, ma questo non si spiega perché. Però loro ai piedi dell'albero di Natale, i pagani, vi mettevano da mangiare. Offrivano la birra, il pane, offrivano da mangiare all'albero e alla fine è bellissimo. Alla fine l'albero veniva bruciato tutti gli anni.
Cioè, come fanno con il maialino, prima le danno da mangiare e poi a dicembre lo schiacciano. Esattamente. E faceva la stessa cosa con l'albero. Sì, sì, lo bruciavano tutti gli anni. Ma quando siamo crudeli noi esseri umani. Che poi fa? Cioè, ma, senti, ma si sa che è un po' celtico, si dice un po' questa cosa, un po' celtico. Forse è rimasto dal debello gallico sta cosa dei celti. Il cesarino là. Il cesarino ci ha messo lo zampo. Vabbè, ad ogni modo dicevamo, poi c'è il fatto del vischio. Il vischio veniva raccolto dai sacerdoti druidi con uno scalpellino, una cosa, insomma, una specie di coltellino d'oro messo in un cestello, secchiello d'argento, e con l'acqua in cui veniva versata, cioè veniva versata l'acqua in cui veniva messo questi rametti di vischio. L'acqua era una panacea per tutti i mali e il vischio era simbolo di fecondità, ed è per questo che ci si baciava sotto il vischio. Occhio a baciarvi sotto il vischio. È una responsabilità. È una responsabilità, perché baciarsi sotto il vischio significava fecondità tra gli antichi druidi. Quindi questo col bacio potevi rimanere. E questo è il senso. Questa è una cosa che va segnata. Ecco. Attenzione. Cioè, se non volete avere fecondità. Ma infatti, Giulio, così, ecco. È così che avete concepito il vostro piccino, baciandovi sotto al vischio. Lo vedi che allora i druidi ci avevano ragione. Lui e Paola sono dati il bacino e hanno concepito. E insomma, i druidi la sanno sempre una più del diavolo. Ma questa è una cosa bellissima. Questa è bella. Questa va segnata. Ad ogni modo, altro che le stregonerie di adesso, queste moderne. I certi ce la sapevano lunga. E poi ci sta il fatto del ceppo. Questa è bella perché sappiamo benissimo, diciamo, ogni volta c'è anche la chicca abruzzese, abbiamo anche questa volta la chicca. Il ceppo è la luce del sole bambino, per l'appunto, che viene bruciata. Il ceppo veniva messo nel camino la notte di Natale, la notte, insomma, del solstizio, e bruciava tutta la notte nella sua cenere, e veniva acceso con un granellino di carbone dell'anno precedente, soffocato tutta la notte. Ora vi voglio dire una cosa. Il tecchio di Natale in Abruzzo esiste ancora. L'utecchio della notte di Natale, l'utecchio esiste ancora. A casa mia si è sempre fatto. Si è sempre fatto. Io avevo il camino a casa a Montesilvano, ce l'ho, e veniva sempre fatto. C'è una sola differenza: in alcuni posti che io sappia, le ceneri, una volta bruciate, vengono sotterrate sotto terra. Pescara parlo proprio. In altri posti vengono gettate in mare. Ma questa dai, è la tradizione. Ma questa è un'antichissima mia tradizione. Mia nonna lo faceva, mio padre lo fa tuttora, e io sono sicura che c'è qualcun altro che lo fa, perché da noi si fa. Ma è di buon augurio? È di buon augurio, ma è una tradizione. Non so esattamente cosa significa, ma so che è una tradizione che si fa anche al paese a Quadri. Ci sono delle persone che la notte accendono questo tecchio di Natale tutta la notte, che deve ardere tutta la notte di Natale. E poi la polvere, diciamo. La polvere non so esattamente se qualcuno la getta di qua, di là. Però io so che feci anche una ricerca su questa cosa. Anche in passato veniva gettata o all'aria. Quindi o all'aria sotterrata. Chi la sotterra, sì, e chi la c'è questa cosa magica anche di buttare le ceneri, spargere le ceneri al mare, mi ricordo benissimo, al mare Adriatico, mi ricordo questa cosa per certo, perché fece anche una ricerca su questa ma cosa, penso. E bello, quindi bello. Sono sicura di questo. Sì, bella questa cosa, questa è una cosa interessante. E poi l'albero di Natale, ecco perché Margherita di Savoia nel 1800, Margherita di Savoia, la regina, volle un albero di Natale di Iule dentro al Quirinale, lo volle lì. Quando? Nel 1800, lo volle dentro al Quirinale. Di Iule, albero quello proprio celtico di Iule. Allora tutti quanti gli italiani dissero: lo voglio pure io. E da allora si sparse questa voce di dell'albero di Natale. Tutti volle loro albero di Natale. Questa è la tradizione dell'albero di Natale. E infatti comunque adesso si è riunito, cioè di solito adesso si fa sia l'albero che il presepe. Però io mi ricordo solo che il presepe, una volta si faceva, cioè, tu fai l'albero o fai il presepe? Chiedevano, no? Tu dici l'albero, cioè c'erano... era un po', capito, il partito dell'albero e il partito del presepe. Adesso si fanno tutte e due. Eccoci e così qua. Abbiamo Eccoci risolto qua, tutto quanto. Eccoci ma qua ci stanno a dire due notizie importanti che ti riguardano. Il tuo vernissage. Il nostro vernissage. Ti voglio coinvolgere. E tu, coinvolgere assolutamente, perché ci sei anche tu. Ma non fare finta di niente. Io ci vengo assolutamente. Non fare finta di niente, che dovrai declamare anche tu la poesia. Io vengo e declamo. Allora, però è una
cosa che coinvolge tutto il paese, sì. Quadri. Sì, e ci sto lavorando da 3 mesi, il vernissage con declamazione di versi di donna si terrà a Quadri in provincia. Ma soprattutto ci sono le tue opere artistiche. Sì, allora, in realtà quello è una cosa bellissima, per quello ci sto lavorando da tanto, sono 25 tele inedite divise per 5 temi. Mm. E poi ci sono le opere in vetro, 8 giare, quelle antiche da 54 litri, ripreparate, risistemate come opere d'arte, ridipinte, con basamento, briglia in corda, una cosa nuova, diciamo così, tutte dipinte come tele, cioè trattate esattamente come fossero delle tele, tant'è che sono dipinte in acrilico, non sono dipinte con tecnica di vetro, sono trattate esattamente come delle tele. Io ho coinvolto il sindaco meraviglioso Assunta Fagnilli, che mi ha spalleggiata da subito, ho coinvolto l'associazione culturale Quadricordo, che è formata dal youtuber, professore di musica Nicolino Di Pietro, e anche il professore di conservatorio, le lettrici che sono anche cantanti, che fanno parte dell'associazione, ho coinvolto il pittore Sebastiano Di Pietro, professionista, un pittore favoloso, con la moglie poetessa Maristella Pacella, che fanno parte addirittura del salotto culturale del professor Alexia Santino Spinelli. Ma pensa, fantastico, cioè, mamma mia, ecco, che musicista immenso, musicista romanista, professore fantastico, se può raccontare quanto è bravo. E poi ho coinvolto uno degli ex sindaci di Quadri, una persona di cultura bravissimo che medierà tutta la situazione a livello culturale. Beh, sto Quadri comunque noi abbiamo Tanino Liberatore, quindi, solo questo, per dire. Ma non solo, ci sono gli addobbi, ci sono gli addobbi di tutti Vaticano. Sull'albero di Natale, ci sono i miei addobbi e gli addobbi di tutti, perché l'albero proviene da Rosello, dalla Bettina, grazie al sindaco di Rosello, Monaco, e grazie al sindaco di Quadri, che ha coinvolto tutti gli artisti, i bambini, gli anziani, e adesso sta nella piazza del Vaticano, questo albero. Pensa che la settimana scorsa sono andati a Roma e durante l'accensione dell'albero ha cantato la corale Trebula, che è una corale importantissima che abbiamo noi al paese, quest'anno ha compiuto 50 anni di attività, abbiamo una corale fantastica, ha cantato Vola Vola durante l'accensione dell'albero. La piccola chicca a sto Quadri. Guarda, la corale è da sentire perché fa paura, sono bravissimi, la corale è favolosa, folk e anche penso gregoriano, insomma una cosa importante, è un coro, una corale proprio, sono tanti elementi, sono bravissimi, ma ne abbiamo tante, abbiamo il tartufo a Quadri, che insomma, il tartufo, sai perché non lo nomino spesso? Perché il tartufo te lo dà madre natura, mentre tutte queste altre cose le facciamo proprio noi, insomma. Ma non solo, ecco. Riguardo il vernissage, il 18, allora in realtà 16. Il 17 di pomeriggio già è aperta la mostra con le sole tele. Ci siamo io e il pittore Sebastiano Di Pietro nella casa comunale di Quadri, nella sala consigliare, poi c'è il percorso dal piano di sotto al piano di sotto, dal secondo piano c'è tutto il percorso delle mie tele, le sue tele che accompagnano come special guest tutta la situazione. E poi il giorno dopo alle 4 c'è proprio questo vernissage importante. Tra l'altro ci saranno tante cose, ci saranno le pergamene, famose le pergamene di quest'estate. Che tu hai fatto anche. Le ho rifatte anche adesso. Ci saranno dei sassi da vedere e ci sarà anche la mia musica, perché in quel pomeriggio verrà anche ascoltata la mia musica inedita. Perché tu sei anche una cantante. Una cantante, ho 3 CD, 2 inediti e uno. E falla ascoltare a. Ne stavamo parlando. A Giulio, nel jazz set. E infatti ho anche vinto un premio per poesie musicate a Libera Arte di Foggia, insomma, per dire. Ma questa notizia che c'è in realtà, questo è nato così, siccome. Ho detto, sono molto multitasking, faccio parecchie cose, tutte insieme, via, a me l'arte mi tormenta di un modo terribile e mi faccio tormentare con piacere, spero che mi tormenti per tutta la vita. Ad ogni modo, praticamente a me mancava un tassello, ho detto, la pittura, le poesie, a me mancava a livello di scrittura. Romanzi, qualche racconto lungo, mi manca sto tassello, ho detto, devo fare qualcosa, ho preso al volo questa partecipazione così selettiva,
per questo corso, ma è stato complicato, comunque ci abbiamo fatto questo corso in questo giardino filosofico inventificio poetico di Bologna. Praticamente siamo, penso, 7-8 persone, tanto ho capito che siamo, non di più comunque, e queste persone avranno la possibilità con me di seguire tramite Zoom, iniziamo martedì 13, ci manderanno il link, di passare delle serate, 2 ore a settimana, fino a febbraio, con dei professori incredibili che ci spiegheranno la stesura, proprio come un laboratorio, stesura, spiegazioni, di come si presenta un romanzo noir, un romanzo di ogni tipo, più che altro sono romanzi di tipo noir, hanno spiegato, mi interessa questa cosa del Sì, loro scrivono noir. queste cose abbastanza Mi intriganti, sì. interessa Ma da moltissimo. anni, sono molti Ecco, e anni. tra questi autori ci sarà Loriano Machiavelli Fortissimo, i e Puccini, Francesco che insieme hanno Guccini. scritto dei libri, Appunto, si sì. presenteranno insieme anche. Fantastico. Ora, alla fine mi hanno detto che uscirà un'antologia, insomma un volume con i nostri scritti e i loro scritti e verrà venduto negli store, insomma. E vai, Ecco, Manuela, ci vuole. com'è? Vado alla Brava, grande. Manuela, Tra brava, l'altro questa brava. cosa mio marito l'ha sconvolta un po' perché lui è il più grande cuciniano in Italia, credo, e dovrò sequestrare il telefono. Perché se no si mette avanti. Questa è una chic parentesi. C'è una cosa terribile qui. Questo Questa è una cosa tremenda. è Infatti gli ho forte. fatto avere il CD nuovo di Guccini, questo casualmente, precedentemente, autografato, non ti dico niente. Cioè, guarda, è terribile. È È una cosa innamorato tremenda. di Guccini, Ed gli è una cosa piace tremenda, era un amore vecchio. tantissimo. Cioè. Allora, adesso Ok, concludiamo questo sì, ecco, intervento vogliva alla grande con una tanto. bellissima poesia. Parlaci di questa poesia Allora, antichissimissimissima. quest'inno adatto, mi è piaciuto tanto citarlo e c'è anche nel podcast. L'inno ad Akhenaton, si trova nella tomba di Hai. Hai è un nome sconosciuto per noi, ma in realtà era un faraone della 18ª dinastia e si trova nella Valle dei Templi, questa tomba. E quest'inno così. Ora lo sentite così bello, così vicino all'animo umano, è stato ripreso, pare, dal Salmo 104 di Davide all'interno come si chiama, della Bibbia. E ora sentite quanto è bello. Questo l'inno ad Aton è l'inno del sole, bellissimo. Tu ti ergi glorioso ai bordi del cielo, o vivente Aton, tu da cui nacque ogni virtù. Quando ballavi dall'orizzonte ad est, riempivi ogni terra della tua bellezza. Sei bello, grande, scintillante. Viaggi al di sopra della terra che hai creato, abbracciandola con i tuoi raggi. Anche se sei lontano, i tuoi raggi sono sulla terra. Anche se riempi gli occhi degli uomini, le tue impronte non si vedono. Quando sprofondi oltre il confine occidentale dei cieli, la terra è oscura, come se fosse arrivata alla morte. Il buio è totale e la terra è silente. Colui che li ha creati riposa all'orizzonte. Ma non è Bella, bella, stupenda? bellissima. Sembra Molto proprio che l'abbiamo scritta, cioè il sole è sempre lo attuale, è stesso, vero. l'animo è sempre lo stesso. È vero, è vero. Bellissimo, Io ti bella. ringrazio, ma sempre ci fai scoprire delle cose. Ho fatto scoprire un sacco di cose sul Natale, visto da tanti punti diversi. È veramente bello. Io ti ringrazio. Grazie a E voi. Come resta con noi, insomma, anche no? perché ti devo accompagnare io a Eh casa. certo, andiamo insieme, te da 30 anni quasi. Quindi, io ti ringrazio e Grazie a andiamo voi in di musica. cuore, grazie a tutti. Dai, Giulio. Ciao.